eccetera. Vi ricordate il video dell'altra volta nel quale ho riparato il televisore e funzionava alla grande? Però mi è venuto in mente, quando l'ho aperto, che c'era tanto spazio a disposizione. Voi dite, ma che serve questo? Serve se dentro ci puoi mettere la scheda madre del PC e quindi creare un only one, no? È comodo averci video molto grande, un computer dentro, quindi è sempre collegato, ti accendi, c'è tutta a disposizione, sia televisore che computer. Proviamo a farlo. Questo è il televisore del video precedente. In pratica si rismonta il coperchio posteriore, si tolgono le viti e si raccolgono in un contenitore. Questi sono i primi tentativi del posizionamento della scheda madre, che troverà la sua posizione nella scheda, nella parte alta, diciamo, del televisore. Il suo alloggiamento però è ostacolato da un listello di alluminio che serve a sostenere la scheda grafica sotto, quindi verrà tagliato, come vedete dalle immagini, e riposizionato per sostenere la scheda grafica. A questo punto rimane la profondità giusta per posizionare la scheda. Per il fissaggio ho usato una staffetta collegata al telaio esterno nella parte alta, come vedete, e poi sotto dei troccoletti di legno che all'inizio ho incollato con la colla a caldo, ma poi ho ritenuto opportuno di sostituirlo col silicone, perché siccome sta scheda arriva a temperature abbastanza elevate e la colla a caldo poi con il calore, come tutti sapete, cede, quindi l'unico, diciamo, materiale che riesce a incollarlo è il silicone.
dopo aver posizionato la scheda, e il passo successivo sono le alimentazioni elettriche. Dalla scheda di potenza del televisore ho prelevato i 20 volts che servono ad alimentare la scheda del PC e poi 5 volts della ventola che metterò esternamente al coperchio per raffreddare la CPU. Tutti i fili verranno saldati a stagno e poi bloccati con delle fascette. Sulla pulsantiera laterale del televisore standard c'era abbastanza spazio da inserire un pulsante di accensione del PC. Sto passando il filo dietro la scheda e poi verrà bloccato e saldato allo switch stesso. Il coperchio posteriore delle uscite verrà tolto per far passare i cavi di servizio della scheda PC. Uno è l'HDMI per il video e poi le prese USB supplementari, in più il cavo di rete che ho lasciato bello lungo per dare agio di collegare un modem o uno switch esterno. Questa è la presa USB supplementare. E questa è la ricevente della tastiera del mouse Wi-Fi che qui vedete. Quindi sia tastiera che mouse non hanno bisogno di cavo. In questo momento sto saldando i 5 volts dell'uscita per la ventolina. È una ventola a 12 volts, però l'alimenta a 5 volts in modo che faccia meno rumore. Questo è il particolare dell'uscita della scheda di potenza dove ho preso l'alimentazione. Questa verrà collegata alla ventolina esterna che sarà attaccata al coperchio finale. Questa flat è relativa al CD, al lettore CD masterizzatore, ma non lo metterò. Qui si vede la SSD che è un Samsung da 240 GB, due barrette di RAM, una da 4 GB, una da 2, totale 6. Ecco, questo è lo switch, è il pulsante di accensione montato, finito. E qui abbiamo la prima accensione. Chiaramente il sistema operativo sta riconoscendo i dispositivi collegati, siamo all'87%, è quasi finito.
Il sistema è stato clonato da quelli che ho già e qui vedete i dati e specifiche tecniche. Processore è un AMD, vedete 6 GB di RAM, vabbè, il sistema operativo è Windows 10, 64 bit. Sta funzionando alla grande, con l'hard disk SSD è velocissimo. Riproviamo a fare un'altra accensione prima di chiudere il coperchio e di installare la ventolina. Sto prendendo le misure per, diciamo, forare il coperchio proprio in prossimità del processore per raffreddarlo meglio. Si stanno provando le aperture dei programmi. Punch Pro 9 è un programma di grafica e quindi richiede, diciamo, un certo spunto nell'accensione, ma è abbastanza veloce. E si apre Word, Office 2019, pochi secondi viene aperto, quindi è abbastanza veloce. Allora, come avete visto, funziona tutta la grande. Il video penso che sia finito qui. Io vi ringrazio per avermi visto fino adesso e penso di avervi dato uno spunto per creare voi stessi anche vostri. Io vi saluto e alla prossima della Reviews. Vi raccomando, continuate a seguirmi, iscrivetevi e spuntate la campanella. Ciao! Sentite anche voi l'odore di bruciato.